Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi in una veste insolita. Se vi avanzeranno le uova di Pasqua, ci pensiamo noi a darvi la ricetta giusta. E per questa ricetta utilizzeremo le uova dell'AIL, l'Associazione Italiana per la Lotta alle Leucemie, i Linfomi e i Mielomi. Saremo in piazza il 5, 6, 7 aprile. 4.500 piazze italiane, un sacco di piazze a vendere le uova per una buonissima causa che è la ricerca. Vi aspettiamo tutti e soprattutto a voi amici romani vi aspettiamo in Piazza Fiume per un ciao o anche per un caffè, vi aspettiamo tutti. E ora, se volete vedere la ricetta, seguiteci in cucina. Bentornati nella nostra cucina. Oggi prepareremo una crostata golosa con le uova dell'AIL. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 250 g di farina 00, 100 g di zucchero a velo, 175 g di burro a pomata. Tenetelo fuori dal frigo 1-2 ore, deve ammorbidirsi ma non sciogliersi del tutto. 2 uova, 8 g di lievito, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone. Preriscaldate il vostro forno a 180 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Ah, dimenticavo, per ingolosirla ancora di più ci servirà dopo della panna liquida da montare, non zuccherata se potete, perché utilizzeremo l'uovo dell'AIL a impreziosire il nostro dolce. E quest'anno le uova dell'AIL sono anche senza glutine, quindi potete mangiarle veramente tutti. Mettiamoci subito a cucinare. Andiamo ad aggiungere in questa ciotola il nostro burro. In questo caso vi dico la scorza grattugiata di mezzo limone perché è molto molto grosso. Anche qui mi raccomando, biologico, non trattato, sempre solo cose buone, poche ma buone. Grattugiate tutto. Se avete limoni più piccoli invece tutto il limone va più che bene. Aggiungiamo anche lo zucchero a velo, tutto quanto, in una volta. E ora montiamo il composto fino a renderlo soffice e spumoso. Iniziate naturalmente a velocità bassa, altrimenti vi imbiancherete tutti, e poi aumentate pure la velocità. Montato, andiamo a rompere in questa ciotolina invece le uova. Aggiungiamo un pizzico di sale. Le sbattiamo leggermente. Andiamo a sciogliere il sale direttamente nelle uova. Questo è un trucco di un famoso pasticcere e serve veramente molto alla riuscita del vostro dolce. E finiamo di montare il composto. Ecco qui, spegniamo il mixer che non ci serve più. Andiamo a mischiare ora lievito e farina insieme. Diamo una veloce mescolata. E andiamo a setacciare direttamente dentro la ciotola, piano piano. Ecco qua. Con una spatola adesso andiamo ad amalgamare bene e lasciamo assorbire bene la farina al composto liquido. Il nostro composto è pronto, ho imburrato bene, comprese tutte le scanalature, questa tortiera chiamata tortiera furba da 28 cm. Perché tortiera furba? Perché ha queste scanalature che consentono, una volta cotta la torta, di rovesciarla e avere il piano necessario, il piano utile per poterla farcire. Andiamo a posizionare il composto all'interno della tortiera. E ora piano piano andiamo a stendere
il nostro composto all'interno della tortiera. Ci vuole un po' di pazienza, ma vi assicuro che il risultato è strabuono. Il nostro composto è stato ben steso e ora va nel vostro forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti in forno statico. Mi raccomando, fate la prova dello stecchino quasi a fine cottura, aprite leggermente il forno, bucherellate nel centro della torta, se lo stecchino esce pulito la torta è pronta, la tirate fuori e la lasciate intiepidire e poi la farciremo. Che golosità! La nostra torta si è raffreddata, abbiamo capovolto lo stampo. Come vedete sta un po' furbo perché queste scanalature e questo incavo ci dà la possibilità, una volta capovolta, di poterla farcire facilmente. Con un po' di latte, se volete, questo non l'ho detto nella descrizione degli ingredienti né niente, andate a bagnare leggermente il fondo che poi andremo a farcire. Ed è arrivato il momento di aprire il nostro uovo. Abbiamo aperto il nostro uovo dell'Aile, quella è la sorpresa, un blocchettino per noi ragazze, e abbiamo utilizzato utilizzeremo per questa ricetta del cioccolato fondente. Ne ho tenuto da parte circa 250 grammi su 350 grammi, che è il peso totale dell'uovo. Andiamo a posizionarlo nel nostro mixer. E dobbiamo triturarlo e ridurlo in pezzettini piccolissimi, quasi quasi una polvere. Il nostro cioccolato è ben triturato, ho messo la panna invece ben fredda da frigo in questa ciotola di vetro, andiamo a montare ben ferma, mi raccomando. Iniziate naturalmente da una velocità più bassa, perché se è troppo alta vi schizza tutto attorno. Qui la nostra panna montata è montata a neve ben ferma, mettiamo da parte il nostro mixer e ora andiamo a mettere il cioccolato all'interno della panna. È o non è gudurioso? Vi posso assicurare di sì. Mescolate delicatamente per non far smontare la panna. Siamo pronti a farcire la nostra torta. Andiamo a farcire la nostra torta. Stendiamola bene tutto attorno e livelliamola piano piano con una spatola, se l'avete, o con questa che si vende comunemente in tutti i negozi, o se avete proprio la spatola con il manico. Prendetevi tutto il vostro tempo, mi raccomando. Ecco qua. E come ultimo step la ingolosiamo ancora di più con il cioccolato che c'è avanzato, che non abbiamo triturato, e con una grattugia, se l'avete, a fori larghi, andiamo a grattare dei pezzi grossolani sulla nostra torta. Abbondate pure, mi raccomando, perché è il cioccolato dell'Aile, è buono e una volta ogni tanto dobbiamo coccolarci anche noi. Eccoci qui, la nostra crostata golosa con le uova dell'Aile è pronta per essere gustata. Se potete lasciatela un qualche ora, dalle 4 alle 6 ore circa, in frigorifero, così che la panna si assesti leggermente. Mi raccomando, ci trovate il 5, 6, 7 aprile in 4500 piazze italiane a vendere le uova dell'Aile per una buona causa, perché ricordatevi che fare del bene fa stare sempre bene. Io e Pierre vi auguriamo buona Pasqua e ci vediamo la prossima volta.
Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.